benvenuto a Stefano Reali. Grazie. Eccoci qua. Allora, stasera grande debutto al Teatro Golden fino al 24 febbraio, fino a domenica. Sì. E, Maurizio Mattioli, sì. una sua performance scritta e diretta da te, che sì. Hai anche una partecipazione attivissima nello spettacolo. Sì, sono in scena con la mia orchestra e faccio un po' da contraltare, da istigatore, da narratore, diciamo, di tutta la vicenda, perché poi è la storia di Maurizio Mattioli quella che si va a raccontare, no? È la storia che molti non sanno, di un ragazzo di Borgata di origini neanche troppo umili, perché poi Maurizio ha fatto, non so, il liceo classico al Pio IX, per dire. Ah. Che però fin da quando era ragazzo è stato attratto dalla parte più sana, più popolare, diciamo, della Borgata romana, l'ha frequentata, uh-huh. E ne ha illustrato dei personaggi al punto da farne una specie di galleria di archetipi, secondo me molto, molto belli, di cui ci è servito poi nei film di volta in volta. Questa sera li ripercorre tutti in questa melange, che ripercorre poi la sua vita professionale, da quando ha cominciato come generico, poi le prime cose come attore, il doppiaggio. Ecco, in molti lo hanno paragonato ad Aldo Fabrizi. Che differenze ci sono tra i due, secondo te? Beh, secondo me Aldo Fabrizi aveva il fatto di essere diventato molto famoso e molto popolare da giovanissimo, perché c'erano anche anni in cui l'attore non bello, uh-huh. Non il primo amoroso, poteva avere questa possibilità. E Maurizio ha fatto tanta gavetta, ha fatto tanta film come generico, ha fatto il bagaglino, ha fatto il cabaret, per cui la maturità artistica, quella che poi gli ha consentito di raccogliere le eredità di Fabrizio al Sistina, facendo la parte immortale, sì. Di Mastro Titta in Rubentino. Quella è memorabile, sì. Quell'interpretazione. Maurizio ci è arrivato sul campo, ecco, diciamo che uh-huh. Mentre Fabrizio ha fatto l'università, Maurizio ha fatto la gavetta. Uh-huh. Ecco. Però secondo me, come capacità di emanare calore, di dare quel tipo di gusto popolare, di saggezza, di e quella capacità anche di parlare alla pancia del suo pubblico, Maurizio forse non, in questo momento non ha altri rivali in Italia. Uh-huh. Questa tipologia. Ecco, come mai avete scelto questa formula del racconto intervallato dalla musica? Che ci sembrava la maniera più, siccome Maurizio è un formidabile raccontatore e anche un uomo, come sappiamo, che fa molto ridere, uh-huh. Ci sembrava la maniera più giusta, rispettando anche questo suo talento, per poter condensare in un'ora e mezza una vita fatta di incontri, fatta di grandi, anche di grandi scontri, di grandi sodalizi. Uh-huh. È una biografia comica per quello che Maurizio ha vissuto, perché spesso la gente non sa, non è accorto, secondo me ci saranno parecchie sorprese. Perché dici questo? Perché alcune cose della vita di Maurizio sono sconosciute. Uh-huh. Noi amiamo le sue caratterizzazioni quando ha fatto dei personaggi, sì. Incredibili, che in alcuni film cult che la gente ancora ricorda, uno per tutti è Fratelli d'Italia, certo. Che è il ricordo dei tifosi. Quando prende di petto il povero Boldi. Il povero Boldi, sì. Ed è un film che i ragazzini di 14 anni conoscono, sì. Perfettamente quell'episodio, se lo rifanno vedere su YouTube. Però ecco, diciamo che Maurizio nella sua vita privata ha pagato spesso anche a caro prezzo la possibilità poetica di rimettere in scena questi personaggi. Mm-hmm. E qui ce lo racconta. Ci racconta i suoi incontri, i suoi scontri, anche i suoi guai, perché poi ne ha avuti, insomma. Quindi un'ora e mezza intensa e divertente, perché poi c'è di tutto. Con delle sorprese, con delle sorprese, e soprattutto dove si testimonia un viaggio pieno d'amore nei confronti di una romanità che oggi forse è scomparsa, ma che fino a ieri, da tutti gli anni 70 fino all'inizio di questo nuovo secolo, ha, come dire, contribuito anche a rendere più calorosi, più ricchi i nostri sogni, le nostre capacità di incontro. Allora, al Teatro Golden, da questa sera fino a domenica,
la storia artistica intervallata da tanta buona musica di Maurizio Mattioli. E tante risate, e tante risate. Queste ci vogliono in un periodo come questo. Il tutto scritto e diretto da Stefano Reali, che oltre a essere voce narrante e ci delizia insieme al suo gruppo di bella musica. Grazie Francesco, ti aspettiamo, vi aspettiamo tutti. Benissimo, tutti grazie. Al Golden, da oggi fino al 24. Grazie. Ciao, grazie. Stefano. Ciao Francesco. Ciao. Amici, levatemi una curiosità. Ma voi, no? Siete proprio romana romana? Sì, ne, che non si sente. Si sente, no, ne? Tutti sti mane, sti quine, sti lane, sti quane, è una cosa che... Ma che non ci soffro pure io, magari mi aiutaste a levarmelo. Sono stati certi parenti miei dei Piedilugo che mi hanno insegnato a parlare così, quando papà e mamma se ne annettero. Mirko ha captato subito il Mattioli che fa Rugantino, una commedia meravigliosa dove lui interpreta Mastro Titta. Perché il passato remoto del verbo andare, volendo parlare in lingua e non in dialetto, è io agnedi. Tu annasti e gli agnete, noi annassimo, voi annassivo, coloro agnedero o in tutto ar più andorno.